Ehi gruppo, inizio la diretta qua da Bucarest, quindi un saluto da dottor Palmas dal Policlinico di Bucarest, dove anche oggi stiamo lavorando. E vi faccio un video, adesso partiamo con quelle che sono le informazioni che vi spiegano un po' qual è la situazione per il mese di marzo. Quindi chi deve programmare le cure, chi ha già programmato le cure nel mese di marzo, se avete delle domande scrivetemele qua, alla fine del video risponderò anche alle vostre domande, perché abbiamo identificato una serie di categorie di pazienti che hanno bisogno di alcune informazioni. Magari non ci saranno tutte queste categorie di pazienti, probabile che qualcuna non c'è nella presentazione che vi faccio e che poi riceverete anche via mail, comunque registrata a scanso di equivoci, di modo che sia chiaro per tutti tutto, e tutti lavoriamo bene in queste settimane intense dove sta accadendo quel che sta accadendo nella parte tra Ucraina e Russia. Che sta succedendo? Sapete, avete letto le news, i bambini sono tornati alle armi a fare la guerra, no? Quando da ragazzini ti insegnano a utilizzare le pistole ad acqua, c'è alta probabilità che poi anche da grandi sia come un gioco, quindi sia anche accettabile utilizzare le armi e fare quello che sta accadendo. Non si parla comunque di politica, né di Covid, né di religione su questo gruppo, però sappiate che è deplorevole quello che sta accadendo. Noi dalla Romania e dalla Moldavia, le news che vi possiamo dare è che tutto attorno all'Ucraina si stanno creando i cordoni umanitari, anzi anche noi come clinica abbiamo dato la disponibilità a curare emergenze di tipo odontoiatrico, gli ospedali, emergenze di tipo di altro tipo, quindi emergenze sanitarie per tutti questi profughi che stanno iniziando ad arrivare, arriveranno sempre di più poi le prossime ore. E quindi noi ci stiamo mettendo anche come struttura a disposizione, sposteremo la prossima settimana, iniziamo a spostare i medici dalla Moldavia verso la Romania, che come vi farò vedere adesso nella mappa e che poi riceverete nel video a casa, email, si sta praticamente, vediamo, giro la camera così si vede. Questa è la zona dove è scattata praticamente la guerra. L'obiettivo è quello, parrebbe, di andare per i russi a mettere la bandierina sul castello a Kiev, ma tutt'attorno è stata attivata una no-fly zone, significa una zona dove non è possibile volare con gli aerei per questioni di sicurezza. In questa no-fly zone ci è finita in mezzo anche la Moldavia, quindi gli aeroporti, l'aeroporto della Moldavia viene interdetto al volo per questioni di sicurezza. Le frontiere tra Moldavia e Romania, che è quest'altro cerchietto qua verde che vi ho indicato, la Romania è qua, noi abbiamo cliniche, tre cliniche in Romania, due a Bucarest e una a Iași, le frontiere sono aperte col passaporto rumeno, col passaporto italiano, europeo, è possibile passare da Moldavia a Romania. Tutti i pazienti che sono attualmente ancora in Moldavia, circa una trentina, terminano le cure, dopodiché vengono portati col nostro trasporto privato verso l'aeroporto di Iași o di Bucarest, dal quale poi tornano in Europa. Vi ricordo che noi abbiamo quindi cliniche anche in Romania. Le tre cliniche, anzi, che abbiamo poi in Moldavia, queste le utilizzeremo per lavorare con i pazienti locali tutto il mese di marzo e finché sarà attiva la no-fly zone. Quando poi rimuoveranno la no-fly zone e quindi sarà possibile nuovamente acquistare biglietti aerei e quindi operare biglietti aerei, allora riprenderemo le prenotazioni sulla Moldavia. Per ora non è possibile quindi prenotare biglietti aerei per la Moldavia. Chi ha già prenotato i biglietti aerei, la prima cosa importante, ricordatevi, non fate nulla, ovvero non dovete, le cose come quando ci fu il Covid, non dovete cancellare il volo voi,
Non dovete andare a spostare il volo, ma semplicemente aspettate che vi arrivi la mail da parte della compagnia aerea che vi dirà che il volo è stato cancellato perché c'è la no-fly zone. In automatico avrete diritto al rimborso del volo. Se invece lo cancellate il volo, perdete il diritto al rimborso del volo. Per questo è importante alzare le mani dal volante e non fare nulla se avete preso i biglietti aerei per la Moldavia. Se invece avete preso biglietti aerei per la Romania, tenete la prenotazione, semplicemente. Né in Moldavia né in Romania, ripeto, non c'è la guerra. Okay, la guerra è sulla parte est che vedete qua di questa cartina qui sopra. L'unico problema che c'è in Moldavia è che hanno chiuso l'aeroporto per un problema di sicurezza della no-fly zone. Tutto qua. La Moldavia, vi ricordo che è un paese neutrale come la Svizzera, che non entra in questioni geopolitiche di questo tipo. La Romania fa parte della NATO, la Moldavia neanche fa parte poi della NATO. La Romania sta diciamo molto più distante da quelle zone e quindi è un luogo dove gli aeroporti, vedete, sono ancora aperti. L'aeroporto di Iași, l'aeroporto di Bucarest si trova qua sotto, tra l'altro l'aeroporto più connesso di tutto l'Est Europa, parliamo di un aeroporto come quello di Heathrow. È un aeroporto che è molto molto trafficato, anzi se andate sul sito Fly Radar, potete vedere che a tutte le ore lì stanno venendo aerei che partono, che arrivano, quindi sono aeroporti attivi. Quello che faremo in questa presentazione è dirvi chi deve andare dove il mese di marzo. Quindi ricordate che per il mese di marzo è possibile curarsi per alcune categorie di pazienti sui policlinici rumeni. Prima cosa, quando vi diremo la vostra categoria, contattate, cioè io ora durante la presentazione farò delle categorie, farò nome di alcune categorie di pazienti, contattate nella descrizione il numero che c'è linkato, c'è un link, cliccate, quello vi apre il numero unico del nostro back office, vi darà la comunicazione direttamente col trip planner, che è quella figura che si occupa poi di programmare i viaggi con la disponibilità dei vari policlinici. Abbiamo identificato tre categorie di pazienti a cui abbiamo dato dei colori, tre macro categorie. In verde sono i pazienti che possono prenotare su Bucarest e Iași, ok? In arancione è possibile prenotare, ma fino a esaurimento posti. In rosso, pazienti che preferiamo per ora ancora non prenotino nulla. Diamo delle priorità perché in Romania ricordate che abbiamo una capacità di produzione, parliamo di quantità, non di qualità, che è inferiore rispetto alla Moldavia. Abbiamo circa un 40% di capacità inferiore, quindi significa che dobbiamo concentrarci sui codici verdi, diciamo quelli che non creano problemi alle strutture e che hanno più urgenza di iniziare le cure. Ci sono due sottocategorie, nuovi pazienti e pazienti che si sono già curati da noi. Dopodiché, questi si trovano in diverse situazioni. Ci sono nuovi pazienti che devono mettere la bocca completa su impianti e nuovi pazienti che devono fare solo piccole cose. Come vedete, quelli che devono fare grosse cose, nuovi pazienti, devono fare chirurgia, è possibile, sarà possibile venire in Romania perché sono praticamente pazienti che ci impegnano il policlinico poche ore. La chirurgia non ci prende tanto tempo, massimo sono 4 ore, altre 2 ore per mettere i denti provvisori. Quando invece dobbiamo fare pazienti già in cura, che devono fare arcate complete e definitive, parliamo di 15-20 ore di lavoro. Quindi, e soprattutto sono questi pazienti meno urgenti perché non hanno infezioni in bocca, hanno
hanno già tolto le infezioni, messo gli impianti e hanno già denti provvisori in bocca da 6 mesi, 1 anno. Sotto Covid ci sono pazienti che sono rimasti 2 anni con i denti provvisori in bocca, non creano problemi. Quindi questi si aspettano 1 mese, non è assolutamente un problema. Chi ha infezioni, che deve iniziare subito le cure, che ha dolori, denti che gli stanno cadendo, è meglio quello che riservi, che noi riserviamo i posti al policlinico di Bucarest e gli asci per queste persone. Poi ci sono pazienti che sono già in cura, che devono solo fare ancora piccole chirurgie, aggiungere qualche impianto, fare magari una ricostruttiva ossea. Anche questi sono pazienti che ci vogliono poche ore di lavoro e delle volte si ritrovano comunque a dover togliere denti che fanno male, cose che insomma creano un certo disagio. Quelli pure diamo la disponibilità a venire al policlinico. Poi ci sono pazienti già in cura che devono fare riabilitazioni miste. Queste sono in assoluto i pazienti più complessi, perché devono mettere impianti dentali qua e là, togliere alcuni denti, devitalizzare i denti. Si arriva anche a 20-25 ore di lavoro per questi pazienti. Il policlinico non è pronto qua per fare questi tipi di lavori al dettaglio, che richiedono così tante ore in questa situazione così di grande cambiamento. Conviene questi iniziarli dopo maggio, ok? Dopo maggio, quando tutte le cose tornano alla normalità, allora riapriamo le prenotazioni anche per questi casi misti, che in realtà non vuol dire più semplice, ma vuol dire più complesso. Pazienti già in cura che devono tornare per un controllo, ci vediamo dopo maggio. Pazienti già in cura che necessitano di urgenza, sì, possono venire in Romania, ma dobbiamo prima sentirci per valutare l'urgenza e magari vedere che non sia qualcosa che si può risolvere tranquillamente ai centri assistenza in Italia in distanza. Ok? Per chi deve fare zigomatici, impianti pterigoidei e nasali, sappiate che in Romania non abbiamo mai fatto l'anestesia generale, quindi chi necessita di fare chirurgia spinta con anestesia generale, questo in Romania non lo possiamo fare per il mese di marzo. L'unica cosa per cui stiamo prendendo accordi è la sedazione cosciente, ovvero per via endovena si mettono dei farmaci, il paziente è semidormiente. Molti impianti zigomatici li riusciamo a fare tranquillamente così, ma ogni caso va valutato di volta in volta. Anche qua il consiglio è: venite a Bucarest, perché se non dovesse essere possibile operare, Bucarest c'ha voli aerei tutti i giorni per tutte le città che costano 20-30 euro. Se non si può operare, il paziente torna indietro in serata, solamente fatto l'attacco, intanto abbiamo fatto la visita e magari riprogrammiamo poi per maggio-giugno in Moldavia. Però chi deve fare cose spinte, sentiamoci prima per vedere di caso in caso se ne vale la pena di venire già adesso. Chi ha iniziato intanto le cure a Chisinau, sappiate che può terminare le cure in Romania. I medici sono gli stessi, si stanno spostando. Chi si stava già programmando in Romania può continuare a farlo in Romania. Ok, i denti definitivi li facciamo anche in Romania, con una piccola differenza, che i denti definitivi ne faremo massimo 5, ve lo faccio vedere ora nella presentazione. Facciamo così, andiamo per ordine. Adesso vediamo uno per uno tutti quelli che sono le categorie di pazienti che possiamo avere. Nuovi pazienti che devono fare tutti i denti su impianti, che ancora non hanno comprato il biglietto aereo. Quindi pazienti che devono fare tutti i denti su 6 impianti sopra e 6 impianti sotto, 8 impianti sopra e sotto, ricostruire l'osso, ma che non devono fare anestesia generale, potete tranquillamente comprare i biglietti aerei per Bucarest o Iași. Mi raccomando, prima contattateci sul link che trovate nella descrizione a questo video. In Romania faremo massimo 25 pazienti a settimana di questa categoria su Bucarest e 5 su Iași. Per questo è importante che ci contattiate prima. Ok, dipende dal livello di occupazione del policlinico. Se non è una settimana, si va a quella dopo. Cerchiamo di non sovraccaricare e far fare burnout ai colleghi, ai chirurghi che stanno arrivando qua la settimana prossima da Chisinau. Invece, tutti i nuovi pazienti che devono fare i denti sui pianti, che devono comprare il biglietto, che hanno già acquistato il biglietto aereo, attendete, ripeto, la cancellazione del volo. Potete prenotare per Bucarest e Iași.
Ma ricordate anche qua il limite, ok? Quindi questi pazienti che hanno già preso il biglietto aereo, nuovi pazienti che devono fare solo alcuni impianti, che devono comprare biglietto, riabilitazioni miste, quelle più complesse, vediamoci dopo maggio, non è adesso il momento. Chi deve mettere solo alcuni impianti, che aveva già acquistato biglietti aerei, l'ideale è venire dopo maggio, attendere cancellazione dei voli anche qua. Attendete, non cancellate voi il volo. Poi dopo, nel caso, prenoteremo dopo maggio. Parliamo di casi misti, pazienti che devono fare tutti i denti, molti denti su corone, per esempio, in zirconio, tutta la bocca. Poi ci sono pazienti già in cura che devono finire le arcate definitive, quindi standard, basic, premium, superior. Ricordate, facciamo questi denti in Romania, sia a Iași che a Bucarest, ma prenderemo massimo 5 pazienti a settimana su Bucarest e 5 su Iași, perché per finire i denti, sapete, dovete stare 10 giorni. Non è così urgente finire i denti a marzo, dipende da, chiaramente, da paziente a paziente. Ripeto, sotto Covid ci sono stati pazienti che sono stati tranquillamente 2 anni con i provvisori in bocca sotto Covid, quindi aspettare un mese che si elimini la no-fly zone non penso che sarà un problema. Oltretutto, non ci intasa così di lavoro il laboratorio che può lavorare su denti provvisori da mettere a pazienti che vengono operati. Pazienti già in cura che devono fare arcate definitive che già avevano acquistato il biglietto a marzo, attendete la cancellazione del volo. Prenotate idealmente dopo maggio, oppure per Bucarest-Iași se è urgente che dobbiate finire i denti, quindi in urgenza. Ma ricordate, contattateci prima perché c'è un limite di 5 pazienti a settimana su Bucarest e 5 su Iași. I tecnici sono gli stessi, ok? Stanno arrivando gli stessi tecnici da Chisinau. Quindi sarà abbastanza affollato il policlinico qui a marzo. Poi ci sono pazienti già in cura che devono ancora fare mettere uno o due impianti, quelli possono tranquillamente venire per Bucarest o Iași, ma che ancora non devono fare i denti definitivi. Anche qui abbiamo dei limiti. Pazienti che erano già in cura, che anche qua devono mettere uno o due impianti, e che hanno già comprato i biglietti, attendete sempre la cancellazione del volo. Subito dopo potete prenotare per Iași e Bucarest. Ricordate che chi deve fare riabilitazione mista, chi ha già fatto, iniziato la riabilitazione mista con tutti i denti naturali misti ad impianti, che ora deve incapsularli in zirconio, fare faccette, sentiamoci dopo maggio, ok? Questi non sono casi urgenti. Lo stesso se avevate già comprato il biglietto, aspettate la cancellazione del volo, dopo riprenoteremo dopo maggio. Chi deve tornare per il controllo dopo maggio, oppure il controllo lo potrà fare in Italia o in qualsiasi centro assistenza. Stessa cosa, pazienti che devono tornare per il controllo avevano preso il biglietto, aspettate la cancellazione del biglietto, poi ci sentiamo dopo maggio. Pazienti che necessitano di urgenze, che già avevano acquistato il biglietto o che lo devono comprare, sentiamoci prima col policlinico, così vediamo se è veramente urgente o se è qualcosa che bisogna, che si può fare delay. Questa quindi è una mappa di come andiamo noi a gestire adesso a marzo i pazienti e mi leggo adesso le vostre domande. Torno un pochino indietro nella chat, avete scritto tantissimo. Sesta Saverio, qual è la situazione in Moldavia? Tutto bene, certo c'è preoccupazione perché la guerra vicina non piace mai chiaramente a nessuno. Ma stanno tutti lavorando veramente alacremente per andare a gestire le cose per il meglio e farle andare per il meglio. Un abbraccio anche a te, Sonia Sforzi. Posso fare i definitivi a Bergamo in agosto? No, Bergamo non facciamo i definitivi. Bergamo, tra l'altro, faremo l'inaugurazione questo mese. Anzi, probabile che il prossimo live che farò sarà proprio da Bergamo. È una clinica quella dove si fanno le visite ai pazienti che hanno già terminato e si potrà in futuro fare l'upgrade, magari un paziente che ha basic o standard, sarà possibile mettere premium e superior, ma su bocche che già hanno fatto la riabilitazione, che già 1 anno o 2 sono stati con dei denti definitivi in bocca. Quando si fa una riabilitazione della bocca partendo dai provvisori è sempre un po' critico e quindi bisogna farlo quello all'estero. Un abbraccio.
Devo finire definitivi, posso prendere biglietti per agosto? Sì, tranquillamente. Devo mettere definitivi a giugno? Mi contattate voi, certamente, ti contatteremo noi. Buon lavoro a tutti, grazie. La pace certo che tornerà, non ho dubbi su questo. Devo fare i definitivi, posso farlo a Bergamo? No, ripeto, i definitivi si fanno sempre all'estero, o Moldavia o Romania. Per il controllo post lavori è possibile fare a Bergamo? Potete farlo tranquillamente in una clinica delle nostre che sono in Italia, centri assistenza, non per forza quella di Bergamo. Un saluto Stefania Di Giacomo, vediamo se ci sono altre domande che non ho letto. Spero tanto di sentirvi presto, anch'io. Basta, penso che non ci siano altre domande. E se avete delle domande ancora, ripeto, potete scrivere nei commenti, continuare qua nei commenti di questo video. Ecco qua c'è un'altra domanda. Buongiorno, io ho dovuto già spostare il volo di marzo a maggio per motivi di salute. Cosa faccio? Aspetto le vostre disponibilità. Non toccare nulla, lascia quella prenotazione. Io non penso che durerà più di un mese questa situazione. Per i controlli, ripeto, ci vediamo dopo maggio. Ora fateci smaltire questa mole di pazienti perché tenete conto che avevamo già più di 150 pazienti prenotati a marzo in Moldavia. Quindi capite la mole di lavoro che dobbiamo gestire questa settimana. Seguiamo tutti in azienda ora queste direttive che ho dato, di modo che non ci sia caos. Dottore, per chi come ha problemi di allergie, ci sono problemi per le anestesie. Sempre, per chi ha problemi di allergie, avere un contatto col vostro medico curante. Dovrei venire a maggio per i definitivi, terzo step, mi fate sapere, certamente. Dovrei fare i definitivi a maggio, posso venire? Sì, io penso che a maggio non ci saranno problemi, già anche a Bucarest, se qualora ancora dovesse essere chiuso, ma dubito, a maggio già sarà tutto risolto. Per marzo, per Bucarest, per definitivi, Sony Joe, tienili. Ci vediamo a Bucarest per fare i definitivi. Devo fare i definitivi in agosto. Dove andrò? Potrà essere Romania come Moldavia, agosto. Stiamo parlando, ripeto, in questo video del mese di marzo, ok? Non puoi. È troppo presto per parlare già di maggio, giugno. Sicuramente sarà tutto bene, ma non sappiamo. Io devo fare i definitivi a Chisinau a marzo, potrò farli a luglio a Bucarest, certo, ottima scelta. Io avrei dovuto essere a Chisinau martedì prossimo, 1º marzo. Che fare? Patrizia Felli. Niente, ti arriverà una mail, non devi fare nulla, ti arriverà una mail della compagnia aerea con cui hai acquistato il biglietto che ti dirà che il volo è cancellato, ti viene rimborsato il volo. A quel punto rifai il biglietto per Bucarest o Iași. Chiaramente contatta il link sopra alla descrizione di questo video. Però vorrei farlo Chisinau Bucarest. Buongiorno, dove venire 28 marzo, primo step. Cosa faccio? Chisinau marzo, 28 marzo io direi Bucarest, direi primo step assolutamente. Tenete conto a proposito che dal 28 marzo vengono riattivati i voli diretti da Alghero e dalla Sicilia e da altre città che prima durante l'inverno non erano attivi verso Bucarest. Ok, quindi chi deve iniziare le cure, tenete conto Bucarest dal 28 di marzo, aprile, invece che fare lo scalo aereo per andare poi a Chisinau. Se avete il volo diretto per Chisinau e aprile tutto sarà di nuovo aperto, lo spazio aereo, a quel punto certo andate, che ne so, da Milano direttamente a Chisinau. Non ha senso che venite a Bucarest e occupate il policlinico magari per un sardo che non ce l'ha il volo diretto per Chisinau. Devo venire il 6 marzo a Chisinau, ci si vedrà a Bucarest. Ho prenotato per marzo, che faccio? Non devi fare nulla, Massimo Ruggeri, devi solamente aspettare di avere la cancellazione del biglietto aereo. Non cancellarlo te, perché sennò ci perdi i soldi del biglietto aereo. Quando invece cancella la compagnia aerea, allora hai il rimborso. Per Roma possiamo stare tranquilli. Siamo a Chisinau, abbiamo dovuto fare volo di rientro da Iași per Roma. Possiamo stare tranquilli? Sì, mi preoccuperei. L'unica cosa in Italia del rialzo del caro bollette che ci sarà tutto là.
L'aeroporto di Yashi è aperto, stanno lavorando, i ragazzi che sono lì a Yashi ci dicono che stanno lavorando, anzi sono abbastanza pieni al policlinico, la frontiera sono tutte aperte, ripeto, sono stati chiusi gli spazi aerei, non c'è un problema paese né Romania né Moldavia. Posso ugualmente mandarvi lastre, certo, mandatecele, noi continuiamo comunque l'attività di refertazione a distanza. Controllo a maggio, gengiva dolorante, può fare a Bucarest, e la protesi è da modificare? Dipende, sì, queste sono da quelle cose che se non c'è un ascesso si può fare anche aprile-maggio, non è una cosa da fare urgente. La potremmo vedere, sono piccoli problemini questi, non sono per esempio la protesi che si è rotta, ma a parte quello la possiamo anche mandare in centro assistenza in Italia, non c'è bisogno di venire qua. Ho fatto i definitivi a dicembre, doppia arcata a Chisinau. Agosto vorrei fare i definitivi. Dove? Chisinau, Bucarest. Agosto penso che già a Chisinau staremo di nuovo lavorando già da diversi mesi. Franco Scopelliti, ciao. Dove sono le altre cliniche in Italia convenzionate con voi? Cliccate sul link che trovate qua sopra. Ricordate che se dovete fare un controllo, noi avvisiamo la clinica che poi vi contatta. Evitate voi di contattare le cliniche o passarvi i contatti, se no queste cliniche di buona volontà che vi vogliono aiutare e ci vogliono aiutare, si ritrovano gente fuori dalla porta che non sanno manco chi è. Alla fine mi chiamano e mi dicono: Palmas, senti, gestisciteli te questi pazienti e ci perdete voi i centri assistenza. Quindi contattare sempre prima noi chiamiamo la clinica che poi vi contatta. 7 marzo ci saremo visti a Chisinau per la prima volta. Cosa mi si prospetta? Non ci saremo visti il 7 marzo a Chisinau perché io sono qua a Bucarest tutto marzo. Quindi nel caso ci si vede a Bucarest. Non Lucio Rampe, non cancellare il biglietto aereo. Ok, aspetta che te lo cancelli la compagnia aerea. Sempre le stesse date? Sì, potete prendere sempre le stesse date. Buongiorno, sono Eraldo Serra. Per i problemi aftercare, qui a Bergamo, no, al centro assistenza dovete fare questo lavoro oppure venire direttamente a Bucarest. Però prima mandateci le foto di quelli che sono i problemi, così vediamo esattamente dove dobbiamo smistare. Deve fare il controllo a luglio, si farà tranquillamente il controllo a luglio anche a Bucarest o Chisinau. Devo fare l'estrazione ricostruttiva ossea, capsule in zirconio, vari impianti. Devo aspettare dopo maggio? Sì, Carla Casula. Questo è un classico caso misto che richiede veramente tante ore di lavoro e dobbiamo metterci dentro l'endodontista, quello che fa le devitalizzazioni, le ricostruzioni, quel chirurgo che ricostruisce l'osso, laboratorio che deve fare dente per dente provvisori, sono lavori molto complessi, questi che arrivano anche a 20-25 ore di lavoro e questi è meglio farli quando non c'è questo pressing di pazienti urgenti. Io devo venire a settembre per definitivi, ci sono problemi a Chisinau? No, non ci saranno problemi già a settembre. Se ci fossero ancora problemi a settembre mi preoccuperei per il mondo intero, non per la Moldavia. Buongiorno Palmas, visto che devo fare soltanto un controllo, è possibile farlo a Bucarest o magari spostiamolo un po' più in là, Sergio Morricone, più in là dopo maggio. Ok, grazie, aspetto vostre notizie per il mio step, vi contattiamo noi, Michele Mariani, grande. Ti saluto per i definitivi a maggio, terzo step, e presto fatemi sapere se stai bene con i provvisori, puoi stare anche fino dopo maggio, fino a giugno, luglio, non è un problema, ma se vedi che mastichi male, che proprio è urgente mettere già i definitivi, ci possiamo accordare per mettere già i definitivi a Bucarest. Anna Maria Farci, un appuntamento il 20 marzo. Come mi devo comportare? Non cancellare nulla, Anna Maria Farci. Ok, non cancellare il biglietto aereo, tienilo. Aspetta che la compagnia aerea ti cancelli il biglietto aereo, così puoi ottenere il rimborso e a quel punto procedere per la riprenotazione su Bucarest o Iași. Salve dottore, sono stato benissimo a Chisinau. Speriamo che agosto sia finito tutto. Lo speriamo anche noi. E ovviamente spero, ok,
Allora, Michele, se stai masticando male, sentiamoci e ci vediamo a maggio, per fare i definitivi. Molto probabilmente, ripeto, qua a Bucarest, ma molto probabilmente anche a Chisinau. Non ho la sfera di cristallo ora per potervelo dire, ma sicuramente non prenderei adesso i biglietti aerei. Siamo un gruppo di 5 persone, già fatti i biglietti per Chisinau a maggio. Non toccate nulla, ok? Non toccate nulla, probabile che saranno al 100% operati quei voli. Sto bene con i provvisori, devo venire a maggio a Bucarest, spero tutto bene. Nina Pischeda, puoi stare anche 2 anni con quei provvisori che facciamo noi. Un saluto anche a Giacomo Birocchi. E ragazzi, se avete delle domande ancora scrivete qui sotto, faccio un recap per quelli che si sono registrati adesso. Per marzo noi vi daremo delle direttive su come gestiremo i nuovi pazienti. Ci saranno pazienti che è meglio che vengano dopo maggio, pazienti che possono riprenotare o prenotare a marzo per Bucarest o Iași, ma prima ci dovete contattare sul link che trovate qua nella descrizione di questo video, perché noi abbiamo dei limiti di pazienti che possono essere curati ogni settimana. I medici, chirurghi, protesisti e anche tecnici di laboratorio stanno tutti, essendo non tutti, una parte essendo distribuiti su Bucarest e Iași. Altri medici rimarranno a Chisinau per questioni di supporto, di famiglia. Stiamo attivando anche il policlinico per dare supporto umanitario ai profughi che arrivano dall'Ucraina, assieme anche a strutture ospedaliere della Moldavia e della Romania, pure la Polonia sta facendo la stessa cosa. A marzo il policlinico di Chisinau, i 3 policlinici si concentreranno sui pazienti locali, tutto il dipartimento di design e di produzione della divisione ricerca e sviluppo lavorerà a distanza con i computer con tutte le cliniche della Romania. I medici stanno venendo qua, si daranno il cambio, ogni 2 settimane cambiano e poi vanno a Iași o Chisinau o Bucarest, si ruoterà. E presta il supporto a quei pazienti che sono urgenti, che devono iniziare le cure, che hanno infezioni in bocca o pazienti che devono urgentemente terminare i denti, che avevano già iniziato le cure, che devono proseguire. Io vi faccio un saluto e ci vedremo a Bucarest. Sappiate che io sono qua a Bucarest con la famiglia già da un anno. Mi muovo tra Moldavia, Romania e Italia. Stiamo per attivare anche la clinica nostra, di nostra proprietà di Bergamo, e ancora presto per darvi delle news perché siamo in fase di startup. Non appena questa sarà attiva, inizieremo un programma di recall di tutti i pazienti che hanno già finito le cure per iniziare a fare tac, foto e vedere dopo anni come sono andati i nostri lavori. Ci sarà anche la possibilità, vi anticipo. Inizieremo un programma di upgrade dove chi ha linee basic o standard potrà passare a premium e superior direttamente dall'Italia, ma questo non è possibile farlo sui pazienti che hanno i provvisori, perché devono prima iniziare un percorso riabilitativo e la prima protesi definitiva deve essere fatta all'estero, all'Istituto Riabilitazioni Estreme. Io vi faccio un saluto e preghiamo veramente per i fratelli ucraini. Un abbraccio.